Salve dalle macchie, oggi raccolta di un po' di pomodoro. Dopo un po' di acquazzoni siamo scesi. Questo è il pomodoro patataro. Vedete? È come una patata, si potrebbe dire. Adesso io lo raccolgo un po' di mini, ma poi lo faccio maturare a casa. Vedete come si presenta? Ecco. Sono bellissimi pomodori questi che tra l'altro resistono bene anche agli insetti, non sono tanto attaccati. Buono a sapere perché è sempre difficile. Vedete, sono anche quelli più piccolini, ma sempre della stessa qualità. I pomodori patatà, vediamo come si presentano. Ci vediamo un altro po'. E là abbiamo anche i pomodori, quelli del monte. Vedete quanti ce ne sono. Quello che vedete, molti dicono che questa qua sia la bruciatura. In realtà questo è un principio di peronospora che io controllo. Dopo devo staccare tutte queste diramazioni. Quando si staccano le, diciamo così, queste foglie, non conviene mai fare in questo modo. Adesso lo faccio vedere una volta, ecco. Si può creare una lesione che non va bene. O le punzonate in questo modo, poco a poco, lasciando a meno un centimetro, oppure meglio nella parte alta. Così evitate di strappare, diciamo così, lo stelo, l'arbusto, ecco, vedete? Oppure la cosa migliore è quella di munirvi di un coltellino e tagliarlo con coltellino. Questa roba è piena di peronospora, chiaramente. Scusate un po' l'influenza, ma è ovvio che caldo freddo la notte, poi i muri sono caldi, lasciamo aperto. Questa qua bisogna adesso metterla in un punto e poi bruciarla. Magari verso settembre, ottobre, perché è piena di comunque di peronospora. Adesso io la metto qua, vedete? Poi finito il lavoro faccio un incendio qua controllato e cerchiamo il più possibile di sterminare la peronospora, se no la lasciamo in giro questa si attiverà sempre, chiaramente. Però non è bruciatura come dicono le persone, ma quando vedete i pomodori, queste foglie che hanno questa arricciata, vedete che poi hanno queste lesioni, vedete qua, e questa si chiama peronospora. Io adesso evito di mettere la zeolite perché si controlla un po' bene, poi strada facendo deciderò di fare delle potature perché io sono del parere che i pomodori vanno lasciati ancora verdi. Molte persone preferiscono non abbeverarli perché vogliono che maturano prima. Però tanto vale raccogliere di minima e portarla a casa. È inutile non abbeverare le piante per 10-12 giorni perché poi ovviamente non gli dai quello che gli serve. Tanto vale raccogliere in questo modo e li fai maturare a casa. Io preservo un più la vegetazione perché credo che sia intelligente. Anche perché questi pomodori potrebbero anche essere poi utili, raccoglierli anche amari, verdi con qualche macchiolina e fare dei vasetti sott'olio. Oppure si potevano mettere sotto sale, nel tinello, utilizzarli come contorno. Quindi perché perdere il pomodoro? Molti già fra poco non hanno neanche più verde. Non so per quale motivo decidono di forzare la raccolta. Forse per un fatto anche di trovare il volume. Vedete le bombe del Belmonte? Sono pomodori che adesso devono maturare. Questi qua chiaramente sono stati raccolti l'altro giorno, ma delle belle bombe.